Ti è passato il dolore per essere rimasta vedova? Ti sei già innamorata di nuovo? Rispondi. Vedi, Flavio, devi sapere che proprio adesso stavo ripensando a mio marito. Un uomo fortunato, no? Ti ha amato, ti ha avuto e ti ha usato. Si è preso la tua gioventù e la tua bellezza, cara Monica. E ti ha rubato anche la tua verginità. Flavio, per favore, adesso sapeva benissimo che sarebbe vissuto 3 mesi. È stato un egoista irresponsabile. Non si è fatto scrupoli. Insomma, Monica, è ora di voltare pagina. Lo vuoi capire? E devi rifarti una vita con qualcun altro. Ti devi risposare. Sposami, ti prego. No, aspetta, Flavio, aspetta. È impossibile. Tu sei suo fratello. Che stai dicendo? Beh, se rifiuti me perché sono suo fratello, allora non potrai certo accettare suo figlio, no? Allora, Garavan, ti sei introdotto nella villa? Sì, ormai è fatta e posso entrare quando voglio nella villa dei Mejia Gomez. Sembra che anche il cane mi abbia dato fiducia. Pensi che ha accettato il cibo dalle mie mani. Sono andato con la ragazza a portargli da mangiare. Questa volta devo congratularmi. È stata un'ottima idea quella di sedurre la cameriera. In fondo l'ho fatto volentieri. La ragazza non è affatto male. Ho approfittato dell'occasione. A volte è possibile unire l'utile al dilettevole. Sembra che non ci siano rischi. Ti avverto, sembra che quei due abbiano cominciato a fiutare qualcosa. Fai attenzione. Non si preoccupi, di me non sospetta nessuno. Andrea non mi ha riconosciuto quando mi ha visto. E appena si presenterà l'occasione, ammazzerò i due eredi come d'accordo. Sarebbe ora. Ieri sera ho fatto una scoperta interessante. Cioè quale? I due eredi se la intendono. Dici davvero? Si vedono di nascosto. E il luogo dove si incontrano sembra il posto ideale per un incidente. Che tipo di incidente? Fuoco. Tanto fuoco. Il posto è distante dalla villa. C'è un'unica porta d'ingresso. Ed è possibile chiuderla dall'esterno. Basta chiuderli dentro. E non avranno più scampo. Nessuno potrà sentirli gridare, sono troppo lontani. E il fumo li soffocherà in poco tempo. E se per caso qualcuno si svegliasse nel cuore della notte e dovesse veder divampare le fiamme? Sarebbe già troppo tardi. Perché sarebbero morti. Me lo auguro, Garavan. Spero che stavolta tu riesca ad eliminare quei due. In modo che tutti quei milioni possano finire nelle mani giuste. Nelle mani di chi, Barbara? Non è una cosa che ti riguarda. Non riesco a immaginare come farai a impadronirsi del denaro. Tu non sei tenuto ad immaginare niente, capito? Non devi immaginare né chiedere niente. Il tuo compito è solo quello di eliminare quei due al più presto. E quando avrai concluso il tuo lavoro, quando saranno morti gli eredi, al momento della resa dei conti, io avrò avuto la mia vittoria. Forza, ragazzi, salutate la nonna. Ma che bella sorpresa! Ti trovo ogni volta più carina, Pippo. Anche tu sei bellissimo. Buongiorno, mamma Amelia. Salve, Diego. Ma come sei elegante. Mamma, ci porta a comprare delle videocassette. Prima però rimanete un po' qui con la nonna. Certo, stia tranquilla, mamma Amelia. Li ho portati proprio perché so che la rendono felice ogni volta che vengono a trovarla. Grazie, Diego. Con me sei sempre gentile e premuroso. Nonna, guarda che fa Carletto. E che cosa fa? Ah, no, 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 quello non si tocca. Ah, quando sarò grande voglio avere un bastone come questo. Per l'amor di Dio, speriamo che tu non ne abbia mai bisogno, amore mio. Diego, come mai Laura non c'è? Non si sentiva bene. La mamma è molto triste, non fa che piangere in continuazione. Ah, sì? Che succede, Diego? Sentiamo. Niente di importante, non c'è motivo di preoccuparsi. È uno dei suoi soliti periodi di depressione. Già, lo so che Laura soffre di depressione, sembra sempre scontenta. Ma non ce l'è motivo quando si hanno dei figli come questi due bambini, una bella casa e soprattutto un marito come te, che la ama tanto e la rispetta. Apri! Piano, piano, bambini, c'è Marta, va lei ad aprire.
C'è un signore. Un signore? Apri, apri, vediamo chi è questo signore. Ah, Zanetti, si accomodi. Buonasera. Entri pure. Permesso? Come va, dottore? Salve. Come sta, signora Amelia? Bene, scusi, grazie. Per l'ora, forse non è l'orario più adatto, ma no, visto no, che no, è sabato... No, non importa, che... non è un problema, per carità. Lei è venuto per Gloria, vero? Sì, vorrei vederla. Bene. Marta, avverti Gloria, per mi favore. Mi dispiace, ma la signorina Gloria non è in casa. Non c'è? Come sarebbe? È uscita presto per fare delle spese e dopo aveva appuntamento all'istituto di bellezza. Chi? Gloria? Gloria va all'istituto di bellezza. Se vuole fare un cambiamento radicale, io inizierei dai capelli. Farei un taglio più corto, dovrebbe starle molto bene. Per il suo viso i capelli lunghi non sono adatti. Ma se vuole tenerli lunghi, darei volume con una bella permanente. Che ne pensa, signorina? Non lo so, le idee è molto confusa. Si fidi, lasci fare a me, si metta nelle mie mani. E sì, non solo per rinnovare il taglio. Che ne direbbe di cambiare il colore? Io la vedrei molto bene con dei riflessi su questa tonalità. Altrimenti potrebbe fare alcuni punti più chiari e altri più scuri. Non lo so, l'unica cosa che voglio è che lui mi trovi sexy, più attraente, più appariscente del solito. Voglio apparire una donna diversa. Sono sicura che con quello che ho in mente la trasformerò in una donna spettacolosa. Sì. Per prima cosa tagliamo i capelli, poi per l'effetto che le dici useremo questo prodotto. D'accordo, questa idea di schiarirli un po' non mi sì, dispiace affatto, tranquilla. Ma la cosa più importante è il taglio. Vorrei certo. Soprattutto un bel taglio. Bene, ora andiamo a lavare i capelli e dopo le faccio un taglio che senza alcun dubbio lascerà il suo fidanzatino a bocca aperta. Sì, bene, bene. Intanto ti aspetto, li rilego. Grazie. Vorrei un appuntamento con l'estetista. Ciao, Gloria! Quanto tempo, che piacere vederti. Come stai? Come ti va la vita? Che ti prende? Perché mi guardi così? Io non sono mai stata tua amica e non capisco dove trovi il coraggio di salutarmi. Non ti capisco. Che c'è? Perché mi parli in questo modo? L'ultima volta che ti ho visto ti stavi spogliando in maniera vergognosa alla festa di compleanno di mio fratello. Ah, ho capito, ho capito. Sicuramente trovi più morale farlo privatamente, vero? Come fa tua sorella Laura, per esempio. Che cosa stai dicendo? Sto dicendo quello che sanno tutti quanti, cara. Che tua sorella Laura non è la santa che credete. Tua sorella è un amante. Barbara, io non ti permetto di parlare così. Cos'è che non mi vorresti permettere? Cos'è che vorresti impedirmi di dire? Vuoi recitare la parte dell'ingenua fino in fondo anche tu? Ormai lo sanno tutti che Laura è l'amante di Alberto del Barrio, è chiaro? Ridicola grassona, ma guarda quante arie. Laura? Laura? Che c'è? Laura, torna adesso dal parrucchiere e ti giuro che quello che ho sentito mi ha fatto rabbrividire. Perché? Che cosa è successo? Ero all'istituto di bellezza quando all'improvviso mi si è presentata davanti quella donna, Barbara. Sai, quella che ha avuto una relazione con Andrea e dopo si era messa con il dottore Herrera. So benissimo chi è. La nostra famiglia non ha mai voluto avere niente a che fare con lei. Insomma, mi blocca nel bel mezzo del salone e mi saluta come se fossimo vecchie amiche. Io naturalmente sono rimasta impassibile. Va bene, ma che è successo? Aspetta e te lo dico. Davanti a tutti, capisci? Davanti a tutti mi ha detto che sei l'amante di Alberto del Barrio. Oh mio Dio, non è possibile. È un fatto gravissimo, Laura. Tu stai rischiando troppo. Te ne vuoi rendere conto? Ma come l'ha saputo? Chi le ha detto di questa relazione? Non ne ho idea. Sono molto preoccupata. Se Diego venisse a saperlo, sarebbe capace di qualche pazzia. Persino di ammazzarti. Ah, quello non farebbe male a una mosca. Io non ci metterei la mano sul fuoco, Laura. L'ho sempre sentito fare grandi discorsi sull'onore, sul valore della famiglia. Ma quale onore? Non me ne può importare meno del suo onore. Non dire così. Non ha pensato all'onore quando mi ha sposato sapendo che non lo volevo. Non ha pensato al suo onore quando gli ho chiesto di divorziare tempo fa. Non lo avevo ancora tradito allora. Oh, Laura, che tragedia. Per me la vera tragedia è dover stare qui dentro. Mi sento come in prigione. Odio questa casa, ho la claustrofobia. Non so, forse per me andrei via anche adesso. Ma come faccio con i miei figli? Non posso perderli, capisci? Non posso perdere i miei bambini. Oh, Gloria, cara, aiutami tu, non so come fare. Ma tu guarda, dovevano venire proprio oggi che è sabato. Il giorno che c'è più da fare in casa. Vediamo. No. Così, va bene. Almeno ho fatto in tempo a lavarmi i capelli, a darmi una sistemata. Altrimenti era un guaio. Speriamo che alla fine ne valga la pena. Il mio piccioncino sa come la penso. Sa benissimo che non accetterei mai in casa mia una donnicciola qualunque. Deve essere una ragazza come si deve. Oh mio Dio. E se poi non mi piace? No, non è possibile. Sentiamo. Non c'è nessuno. Ah! E non capisco per quale motivo mi sento così prevenuta.
Sarà sicuramente una brava ragazza, come dico io. Educata, onesta, di buona famiglia. Che sappia apprezzare la mia cucina. Che ami dedicarsi alla casa. Oh, accidenti. Oh, ma quando arrivano? Perché tardano tanto? Beh, vado a darmi una pettinata, così almeno non sto qui ad aspettare. Mamma, siamo arrivati. Un momento! Oh, eccoci. Prego, accomodati. Buongiorno. Ecco mia madre. Mamma, ti presento Marilene. Buongiorno. Molto lieta. Felice di conoscerla. Grazie per l'invito. Oh, ci mancherebbe altro, signorina. La mia casa è sempre aperta per gli amici di mio figlio. Beh, spero di non disturbarla, signora. No, per me è un grande piacere, glielo assicuro. Ancora devo togliermi il grembiule. Fino a poco fa mi è servito in cucina, sa. No, ma perché se lo toglie? È a casa sua. No, non si ricevono gli ospiti così. Ora non mi serve, perciò lo porto in cucina. Beh, allora lo di a me, così posso darle una mano a preparare. No, questo non lo posso permettere, no. Comunque la ringrazio per il bellissimo gesto. Ma niente da fare, signorina. Non continui a darmi del lei, eh? Mi faccia fare qualcosa, non so, potrei apparecchiare, oppure vengo con lei in cucina ad aiutarla. No, tesoro, andiamo, per favore. Tu per me sei un ospite del tutto eccezionale. Su, avanti, ora accomodati e fa come se fossi a casa tua. La ringrazio, signora. Senti, vuoi un aperitivo? Te lo dico perché per il pranzo ci vuole ancora un po'. Va bene, grazie, potrei prendere... Un'aranciata, ti andrebbe un'aranciata? Ah, sì, va benissimo. Sì, ok, non preoccuparti, mamma, faccio io, così voi potete chiacchierare. Grazie, tesoro. Che bella casa. Sì, è un appartamento grazioso. Ci troviamo bene qui. È molto accogliente. Si sente il calore della famiglia. Sì, e questo è l'importante in una casa. Sì, il calore familiare. Dimmi, tesoro, e tu dove vivi? Ho un piccolo appartamento all'ultimo piano. Ho capito. E abiti da sola? O con i tuoi genitori? No, abito da sola. Vede, io sono venuta dalla provincia e mi sono fermata qui a Caracas perché ho trovato lavoro. Lei mi capisce? Perfettamente, sì. E dimmi, cara, tu dove lavori? Lavoro anch'io alla casa editrice. Ah, è vero, che sciocca che sono. Mio figlio me l'aveva detto. Sei la segretaria del proprietario, se ricordo sì, bene. Sì, esatto, signora. Bene. Io mi chiamo Assunta. Ah, Assunta, sì. Che bel nome. Comunque è un nome che mi si addice poco perché non sono mai riuscita a farmi assumere da nessuno. Ma qui in casa non le sembra di lavorare abbastanza? Sì, è vero. E poi il mio sogno è stato sempre quello di poter avere una bella famiglia numerosa. Così si ha sempre molto da fare. E poi i bambini che gridano, corrono, scappano. A proposito, a te piacciono i bambini? Ah, sì, molto. Bene, sono contenta. Purtroppo io sono rimasta vedova molto giovane. Sono restata sola con un figlio maschio per fortuna. Certo, i maschi non fanno molta compagnia, ma pazienza. Devo dire però che mio figlio è sicuramente il miglior ragazzo del mondo. È rimasto sempre vicino a sua madre. Dico sempre che quando troverà la ragazza giusta e deciderà di sposarla, io la amerò come una vera figlia. Ah, certo, così è bello. Pensa, tesoro, che io, per quando mio figlio si sposerà, ho già messo da parte un bel gruzzoletto. E lì pronto per comprare una piccola casetta e per offrirgli un romanticissimo viaggio di nozze. Ah, Marilena, non vedo l'ora. La moglie di mio figlio sarà per me come un'altra figlia. Vorrei tanto che fosse una ragazza come te. Di sani principi, educata. Non come certe svampitelle che vanno in giro di questi tempi. La moglie di mio figlio dovrà essere illibata. Alina? Ehi, Alina, che cosa hai combinato? Che ti succede, figliola? Mariuccia mi ha messo paura. Ma perché ti sei spaventata in quel modo? Ti ho solamente chiamata per nome. No, non lo so, io... la colpa non è stata tua, è stata solo mia. Mariuccia, il piatto è andato in frantumi. Ma non ti preoccupare del piatto, Alina. Che cosa vuoi che importi? Piuttosto pensa a pulire. Io so che quando si rompe un piatto succede qualcosa di brutto. Ecco, gli butto sopra l'acqua e in questo modo va via il maleficio. Ma non esagerare così, Alina. Sono tutte superstizioni. No, che non succeda niente di brutto. Che non succeda niente di brutto. Alina, ma si può sapere che diavolo combini? Sei diventata matta. Chiudi almeno il rubinetto, è quello dell'acqua calda. Che ti succede, Alina?
Ma che hai fatto i capelli? Sei tutta spettinata. Sembri molto nervosa. Avanti, dimmi. Niente, non ho niente, Mariuccia. Non è successo niente. Hai per caso un problema col tuo fidanzato? No, no, no. Allora quando ti decidi a presentarmelo, eh? Peccato che oggi è stato il tuo giorno libero, Mariuccia. Perché lui è venuto qui. Ah, sì? Così lui è tornato qui? Oh, però, deve essere innamorato alla follia. Sai, oggi mi sentivo veramente stanca e non avevo voglia di fare passeggiate molto lunghe. Così sono andata a trovare la mia amica e poi sono tornata qui per fare un riposino, capisci? La verità è che ieri notte non sono riuscita a chiudere occhio. Quel cane maledetto non ha fatto che abbaiare, ha abbaiato tutta la notte. Ho guardato dalla finestra e sai che ho visto? Ho visto qualcuno. Qualcuno che camminava, appariva e scompariva. Sarà stato un fantasma. Mm. Che c'entrano i fantasmi, Alina? Che fantasmi? Ah. Noi dobbiamo avere paura dei vivi e non dei morti. Hai capito? Fantasma. Sarà stato pure un fantasma, ma in carne ed ossa. Vorrei sapere che ci faceva in giardino. Chi lo sa che ci faceva? Io non lo so, ma quelli che camminano nell'oscurità, quelli che si nascondono nell'oscurità, quelli non stanno con Dio, quelli stanno col diavolo. No, 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 adesso basta. Con Emma è ora di finirla. A questo punto ho perso la pazienza, hai capito? Non ce la faccio più a sopportarla. Monica, perché non facciamo una cosa? Perché non decidiamo di adottarla? Mi spieghi perché non va a vivere a casa sua? Ma che cosa ti prende? Che c'è che ti dà tanto fastidio? No, niente, a me non dà fastidio niente, al contrario. Ma quello che non riesco a capire è per quale motivo dobbiamo continuare a mantenerla vitto e alloggio. Emma mangia più di un reggimento di fanteria. Quella sarebbe capace di ridurre sul lastrico anche i Rockefeller. Mamma, per favore, c'è sempre più del necessario in questa casa. E poi non dimenticare che lei è mia amica, la mia amica del cuore, che mi vuole bene, mi consiglia e mi fa stare allegra. Oh, sì, hai ragione. Infatti tu hai un viso tanto allegro, amore mio. Sembri l'allegria fatta persona. Guardati allo specchio, così ti rendi subito conto della faccia allegra che hai. E non c'è solo il fatto del viso smunto da infelice, c'è pure quella bruttissima roba che hai addosso, una maglietta da 4 soldi, gli short penosi e quei capelli, amore mio, così sembri un salice piangente. Cerca di tenerti su, figliola. E che ci trovi di strano? Tutto il giorno chiusa qua dentro? Certo che mi annoio. Che altro potrei fare? Ma veramente, povera piccolina. Allora va a vendere il caffè allo stadio come facevi prima, così ti diverti. Monica, ascolta, io non ti capisco. Come può succedere che una ragazza come te, molto giovane, bella, bene educata e che adesso fa parte della categoria privilegiata della Jet Society come una vera signora, ecco, resti tutti i santi sabati rinchiusa qua dentro senza ricevere uno straccio di invito ad uscire? Questo è inconcepibile. No, attenta a quello che ti dico, Monica. Tu in questo modo stai sprecando il tempo, capisci? Vai avanti così e vedrai se non finisce che resti zitella. Questo è poco probabile perché sono già vedova. Ma quello che voglio dire è che non ti sposi più, insomma, che sarebbe la stessa cosa. E poi non farmi parlare di quel Meia Gomez. Quel Meia Gomez è durato meno di un cioccolatino al latte nella bocca di un bambino. Hai capito? Ah, sì. A proposito, Monica, ora che parlavo del padre mi è venuto in mente che il figlio è venuto a parlare con me. Devo dire che è stato molto gentile, un vero signore. Cici. Davvero, mamma? Sì, amore mio. E che ti ha detto? Ha detto che voleva farmi sapere di essermi grato per l'abilità con la quale ero riuscita a strappare dalle grinfie di quella vecchia arpia quel famoso documento, capito? Mamma, ti sono grata anch'io. Te la sei mangiata viva. L'hai distrutta. Monica mia, non c'è niente al mondo che non farei per te, mia cara. Sai che cosa mi ha detto la vecchia? Mi dia subito quel bastone. Ma io, figurati, ho dato una strizzata tale a quella vecchia fanatica che se la ricorderà per tutta la vita. Sei stata grande. Dimmi una cosa. Mm? Che ti ha detto Andrea? Avete parlato molto? Abbiamo parlato del tempo, del più e del meno. Andrea è stato molto formale. Ma non ha detto nient'altro. Monica. Perché io non sono stata informata? Come andò esattamente quel viaggio a San Sebastiano? Ci sei andata con Andrea, sì o sì? No. No? Noi ci siamo incontrati per combinazione. Sicura? Te lo giuro. Non giurare con la sinistra. E con la destra, allora. Giuro. Adesso sono sicura. Che sollievo mi hai dato, figlia mia. Mi hai tolto una spina dal cuore. Perché noi madri dobbiamo sempre soffrire per le nostre figlie? Abbiamo sempre qualche preoccupazione, pensiamo sempre al peggio, vero? Mm-hmm. Ah, figlia mia,
Mi farebbe tanto piacere se ti innamorassi ancora, figliola. Io vorrei che tu avessi l'occasione di sposarti, però seriamente, mi capisci? Non ti devi sposare tanto per farlo, no, no. Vorrei che tu adesso trovassi un compagno fedele per tutta la vita, come abbiamo fatto io e tuo padre. Abbiamo fatto così. Tuo padre e io siamo molto felici. Lui è un compagno perfetto, tesoro mio, e vorrei che tu trovassi un uomo come lui per tutta la vita. E sai cosa ti dico, Monica? Ti dico che anche Luigi Loi mi andrebbe bene. Il pranzo è stato ottimo. Sì, vero? Sì, mi è piaciuto molto. Che bella giornata, eh? Temperatura giusta, né caldo né freddo. Sì, è vero. E l'impressione generale com'è stata? Migliore di quanto pensassi. Ah, sì? Come ti è sembrato, mia madre? Ho avuto la sensazione di conoscerla da sempre. La verità è che mi ha reso tutto molto facile. Mi ha fatto sentire in famiglia. So che anche tu a lei sei piaciuta molto. Ah, allora ho superato l'esame, Sei stata promossa a pieni voti. E dimmi una cosa, con te come mi sono comportata? Vedi, tu sei riuscita a colmare un vuoto che credevo non mi volesse più lasciare. Ah, che belle parole, tesoro. È strano, ma alle volte mi domando come mai non ci siamo conosciuti in passato. L'ho pensato anch'io. Mi sarebbe piaciuto che ci fossimo conosciuti fin da piccoli. Così saremmo cresciuti insieme e avremmo saputo tante cose di noi. Mm-hmm. Pensa un po'. Due persone si guardano, si piacciono, imparano a conoscersi e alla fine si amano. Sai, Luigi, per me sei molto importante. Io sono stata sempre sola. A volte mi mettevo a parlare con un gattino che saliva sul davanzale della mia finestra. E adesso trovarmi all'improvviso in una casa come la tua, con le foto di famiglia, i fiori sulla tavola, la tovaglia candida, il pane fatto in casa. Tu di fronte che mi guardavi e tua madre, non lo so, mi avete dato tante cose, mi avete dato tutto. Mia madre è una donna tanto semplice e quindi tutto quello che ti abbiamo dato è stato soltanto semplice. Per me è stato molto importante e anche molto bello. Il calore della famiglia, quello di una madre, le cose belle e pure della vita. Sono venuta a dirle che il servizio fotografico dove mi si vede con Andrea non deve essere assolutamente pubblicato. E lei adesso deve bloccarlo. Perché mi sta guardando così? Perché non dice niente? Coraggio, entra. Vieni avanti. Che stavi dicendo? Che il servizio non deve uscire sulla rivista. Mai, per nessun motivo. Ma avevi accettato. È stata lei che mi ha obbligato a farlo. Ma non dire sciocchezze, Marilena. Avevi detto di essere felicissima di restare in quel paesino e divertirti con Andrea. E sono pronta a scommettere che sei riuscita a portarti Andrea... E hai capito cosa voglio dire. E adesso vieni qui a fare la santarellina, ma hai sbagliato, cara. Io sono una scema. Sono stata una scema per tutta la vita. Ma lei sa bene che io là non ci volevo andare. Questo non lo ricorda. È stata lei a convincermi. Stai attenta. Se insisti, io potrei anche ricattarti. Non dimenticare che so molte cose su di te.
quindi devi fare quello che dico io. Altrimenti racconterò tutto. Perché per il piccolo ruolo che hai svolto nella faccenda del sequestro, dovresti essere in prigione. Andrea mi ha perdonato. Bene. Allora ha maggior ragione. Un favore si paga con un altro favore. Andrea aveva bisogno che gli costruissimo un alibi perché la signora Amelia non lo danneggiasse. Però io non... E bisognava smentire il suo presunto legame con Monica Morelli. Per questo abbiamo deciso... Va bene, va bene. Mi ero offerta di aiutarlo, ma ora mi sono pentita. Adesso non lo posso più fare. E perché, Marilena? Fammi capire. Perché ho conosciuto un ragazzo che mi vuole bene. Ah. Lui ignora ancora tutto del mio passato. Lui mi considera una ragazza per bene. Ma pensa. Era così che volevo essere. Ma non ho avuto fortuna. Nella mia vita è stato tutto sbagliato, sporco. E questa è una grande occasione per ricominciare da capo, per fare le cose alla luce del sole, come è giusto che sia. Lui mi tratta come se fossi la sua fidanzata. Io credo che presto mi chiederà di diventare sua moglie. Che carino. La madre ha dato la sua approvazione. È gente piuttosto all'antica, no? Lei vorrebbe per suo figlio una ragazza illibata. Non farmi ridere. Che cosa c'è da ridere? Per me è una cosa molto seria. Ma sì, me lo immagino. Per favore. Per favore, signorina Guerrero, lei non deve permettere che il servizio venga pubblicato. Lei può evitarlo. Mi aiuti, per favore, lo blocchi. Dovrei bloccarlo. Ma ormai è impossibile. Perché? Quella rivista è già stata stampata e messa in distribuzione. Domani mattina, nelle prime ore, sarà in tutte le edicole. Hai capito? Domani non resto chiusa qua dentro. Vado a lavorare alla casa editrice. Domani è domenica. Mm? Domani non si lavora. Ma si trova sempre qualcosa da fare, non credi? So io da dove ti è venuto tanto interesse per il lavoro ultimamente. Ti conosco, mascherina. Beh, la verità è che domani è domenica e alle volte succede che Andrea va lì a lavorare anche di domenica, capisci? Mm. E io voglio vederlo. E stanotte non vi vedete alla serra? Shh, sta zitta, Emma! Non devi più dirlo, capito? Non lo devi nemmeno pensare. È chiaro? Ascolti quello che le dico, signor Mago. Sì. Noi dobbiamo sorvegliare Monica, la sua vita è in pericolo. Ma cosa dice? È matto? Non gridi, parli più piano. Ma cosa dice? È matto? Non se la prenda male per quello che dirò. Non ho voluto parlare con sua moglie perché penso che, senza offesa, penso che sia un pochino... Esagerata. Sì, ecco, e quindi ho preferito parlare con lei, mi capisce? Lei si ricorda dell'incidente che avemmo col cane? Sì. La cinghia tagliata, sì. E l'assassino. Proprio lui, tutto fa pensare che si stia aggirando di nuovo da queste parti. Mamma mia! Parli allora piano, signor Mauro, parli piano, non lo vuole capire. Non gridi. Mamma mia, bisogna chiamare la polizia. La polizia lo sa già, è al corrente di tutto, ma non ci sono indizi né sospetti, non c'è niente di niente. Oh, San Gennaro! Stia calmo, per favore. Da un momento all'altro quel criminale potrebbe entrare in azione o contro Monica allora o contro dobbiamo me. Chiamare la... Per favore! Dobbiamo per favore. Chiamare la polizia. Gliel'ho detto, la polizia è già al corrente di tutto, signor sì, Mauro. Sì. Guardi, non c'è nulla di personale contro sua figlia. È tutto in relazione all'eredità. Oh, ma io dico questo. Che cosa ci può entrare mai la mia povera figliola? Quella ragazzina è un angelo del paradiso, è buona, è innocente. E chi è che vuole l'eredità? È vero allora il fatto non ha dell'eredità? Capito. Sì, sì, è vero, signor Mauro, è vero. Evidentemente qualcuno sta cercando in tutte le maniere di eliminarci. E questo qualcuno è solo un mezzo, uno strumento pagato per ucciderci. La mafia, sì. I mafiosi, Al Capone, il padrino,
L'ho sfregiato! O qualcuno peggio di loro. Glielo ripeto, signor Mauro. Stia attento a Monica. La controlli sempre. Dobbiamo difenderci. Senti, Emma, mi è venuta un'idea geniale. Ascoltami bene. Noi ora ce ne andiamo al cinema. Ah. Ti lascio in platea a guardare il film in pace e io me ne vado. Mm. E alla fine dello spettacolo ritorno lì a prenderti, così ce ne torniamo insieme a casa. Eh? Che ne dici? Non ti sembra una buona idea? Dipende. Che cosa vuoi dire? Dipende dal film. Che c'entra il film? Non capisco. Se si tratta di un film poliziesco, io non lo sopporto. Sei una bella egoista. Non ti riconosco più. Dici sempre di essere la mia amica del cuore, di volermi bene. Che ti costerà mai questo piccolo sacrificio per me? E poi il film lo devi scegliere tu, quello che vuoi. Io non metto bocca sul film da vedere. Quello che mi serve è trovare una buona scusa per uscire senza che mia madre si insospettisca. Hai capito? Uscire ti importa poco. Quello che ti preme veramente è vedere chi dico io. E va bene, è vero, hai ragione tu. Che c'è di male? Non mi vuoi aiutare? Dai, mi aiuti, ma dimmi di sì, avanti. Monica. Che c'è? Cosa fate nella serra? Annaffiamo i fiori. Ah, sì? Sai che ti dico allora? Che non sono scema, ci sento e ci vedo bene. Insomma, mi vuoi aiutare o no? Ma sì, ti aiuto. Papà! Papà, senti, oggi Emma e io ce ne andiamo al cinema. Sì, danno un film bellissimo e vogliamo andarlo a vedere insieme. Il protagonista è quell'attore fantastico che si chiama Richard Gere. Sì, Richard Gere, hai detto bene. Al cinema? Voi due sole? Sì, vogliamo andare a vedere quel film. Allora sarà bene che io vi accompagni, è meglio. No, grazie, non serve, Monica, papà, non possiamo chiederti io... questo. No, ti annoieresti a morte. Perché? Il film è per un pubblico femminile. È romantico, papà, capisci? È un film d'amore. Va bene, ma io sono molto romantico, no? No, non le piacerà sicuramente, signor Mauro. Non è un film western. Non mi piacciono i film western, un fammi momento, passare. Papà, aspetta. Ti addormenterai di sicuro. Ti addormenterai e comincerai a russare. Certo. È così, andiamo, Emma, avverti mamma. Ferme tutte e due. Monica, tu esci da qui con me oppure non vai da nessuna parte. Ma scusa, papà. Non vai in nessun posto, papà, non si discute. Perché? Andate in camera tua, di sopra, avanti, salite tutte e però due. Però questo non è giusto, papà, è un sopruso. No, non rispondere a tuo padre, va subito in camera tua. E silenzio, fai quello che ti dico io, andate di sopra. Attenta che mi tolgo la cintura, corri, Monica. Corri, corri, questo è un sopruso. Vai in camera. Ma non che è sopruso, giusto. Zitta e stai attenta. Non provate a scappare, perché io sono qui a fare la guardia e vi controllo. Non è giusto, papà. Shh, vai in camera tua. È un sopruso. Ma perché quell'espressione triste? Non ti è piaciuta, forse? Io non volevo che succedesse, non lo volevo fare. No. Non fare la sciocchina adesso. Ci sposeremo presto. Dici sul serio? Ma certo. Intanto dammi un bacio. Scusatemi, ero uscita a fare due passi in giardino. Mariuccia, ho il piacere di presentarti il mio fidanzato. Ah, sì? Ah, bene, sono molto lieta. Piacere mio. Grazie, molto gentile. È un onore. Perché non si mette seduto? Non faccia complimenti. No. L'altro giorno il signor Andrea mi ha rimproverato, capisci? È meglio che andiamo a parlare fuori, Mariuccia. Ciao, a dopo. Arrivederci. Bene, come volete. Così quello sarebbe il famoso fidanzato. Oh, povera Lina, chi le è capitato? E lei invece è tanto innamorata. E ora come faccio a dirle che sta sbagliando tutto? A me quell'uomo non piace per niente. Mi ha fatto una bruttissima impressione. Ora devo leggere attentamente tutte le istruzioni, perché ognuno di questi vasetti di crema va usato per una particolare cosa, Marta. Guarda questa, la crema contiene liposoma. Lipo che? Liposoma. Liposoma. Ah, sì, liposoma. Sì, quella è una crema che serve... Vedi, non ho capito bene per che cosa serve e perché è così pregiata. Comunque l'ho pagata tantissimo e deve essere pregiatissima. Oh, signorina Gloria, le confesso che sono delusa. Perché pensavo che in quel famoso salone di bellezza l'avrebbero trasformata in una... Elizabeth Taylor. No, mi hanno fatto fare solo una pulizia del viso, capisci? Però quando la stilista ha cominciato a decidere qual era il trucco migliore, il giusto taglio di capelli e tutte le altre cose...
Io sono dovuta andare via, perché in quel momento è successo uno spiacevole contrattempo del quale adesso non mi va di parlare, Marta. Preferisco cancellarlo dalla mente. Mm-hmm. Bene, sta attenta. Cominciamo tutto da capo. Questa crema è una crema buonissima, perché qui dice che serve per il ricambio delle cellule dell'epidermide. Ok? E questa? Questa contiene il collagene. E collagene. Questa qui? Che cosa contiene? Vediamo. Questa qui contiene l'elastina. E quest'altra? Dove l'ho messa? Oh, mamma. Ah, no, eccola qua. Questa contiene una sostanza che si chiama insomma, dovrebbe servire per questi nomi, estrofilina. Toglie tutte le cellule morte della pelle, le cellule morte del viso, estrofilina. E oltre a questa ha un'altra sostanza che si chiama acido ialuronico. Ialuronico. Santo cielo, ma allora per restare giovani e belle bisogna usare queste cose? Sì, e queste sono solo quelle per il viso. Ah, no, ma non ho ancora finito. Ci sono altre cose. Guarda, questa serve come base per il trucco, è un prodotto americano. Ah, e allora questo, e questo piumino invece serve per togliere il lucido dalla pelle. Questo spazzolino invece serve per le ciglia. E questa matita invece per le sopracciglia e il contorno della bocca. Serve anche per disegnare la linea degli occhi. Questo qui invece è il rossetto per le labbra. Oh, no, e quest'altra no, cosa dovrebbe servire. Io diventerò vecchia e brutta. Per poter comprare tutto questo materiale bisogna essere milionari. Ah, Marta, quando ti farò vedere i vestiti che mi sono comprata, ho speso una vera fortuna, ma sono bellissimi. Ho preso un modellino molto attillato e super sexy. Quando l'ho indossato mi sono emozionata, te lo giuro. Senta, signorina Gloria, tra le altre cose, non ha comprato per caso una combinazione rosa con i bordini neri? Oh, Marta, vorrei tanto che questo servisse a riconquistare Giovanni. Speriamo che il Signore mi aiuti. Bene, e adesso? Adesso comincia a esercitarsi con il trucco, vero? No, ora devo andare ad accompagnare mia madre alla nostra chiesa. E perché? Ma che bel vestito, come sei elegante. Girati un po', fa un giro completo. Bene, bene. Ma che cosa starà tramando questa bella signora? Chi ha intenzione di conquistare? Oh, sei il consaduratore. Voglio conquistare solo te. Non dici sempre di essere il mio fidanzato? Tuo fidanzato e tuo grande ammiratore. Ma non avevamo deciso che saremmo usciti più tardi? Ah, che complicazione. Quante cose devo organizzare a quest'ora. Cosa? Prima devo invitarti al ristorante, poi al cinema. Invitarti... No? Sì, ma aspetta un momento, non precipitare. Aspetta. Voglio di scherzare. Sì, però, ecco, non posso accettare perché devo uscire con Mariuccia. Esci con Mariuccia? Sì, tra poco. E dove andate? Voglio andare al cimitero a portare dei fiori a tuo padre. Ok. E qualche ricorrenza? Sì, oggi sono... 3 mesi esatti che è morto. Mi sarebbe piaciuto andarci anche prima, però mi causa un dolore così grande. Oh, mamma, se tu ti fossi innamorata di un altro uomo. Che cosa dici, per favore? Non so, io non capisco come puoi continuare ad amarlo in questo modo. È come una condanna per me. Ma perché una condanna, figliolo? Perché una condanna, Andrea? Non c'è niente da spiegare, mamma. L'ho detto così, senza pensarci. Allora, Irma. Ah, buongiorno, signora. Salve, Andrea. Mariuccia, entri pure. Il taxi è arrivato adesso. Vogliamo andare? Sì, sì, Mariuccia, andiamo subito. Ciao, mamma. A più tardi, Andrea. Bene. Pronto? Sono la signora Amelia.